Sabato mattina è tornata la calma ad Hong Kong dopo le proteste della notte di venerdì, quando i manifestanti hanno sfidato il divieto delle autorità a portare maschere. L'escalation di violenza prosegue sotto lo sguardo di Pechino, anche se alcuni analisti ritengono che la Cina, di cui Hong Kong è una regione amministrativa speciale, potrebbe attendere per dichiarare lo stato d'emergenza e il rischio sarebbe quello di sospendere le garanzie costituzionali per sopprimere una protesta che sta creando soprattutto difficoltà economiche. La leader dell'esecutivo, Carrie Lam, aveva promesso il ritorno all'ordine, ma non è accaduto, anzi, nella notte le proteste sono sfociate in violenza nella metro, così un cittadino. Certo che è un problema, la metropolitana è qualcosa di uso pubblico, non si può criticare la decisione di mantenere chiusa o aperta la linea. Non sostengo la decisione del governo di invocare nuove leggi, ma se possono ispirare il popolo a lottare, forse non sono qualcosa di negativo, aggiunge una donna. Fra le nuove leggi c'è appunto il divieto di partecipare alle manifestazioni a volto coperto. Il fatto è che Hong Kong è una delle città con il più alto numero di telecamere per metro quadro al mondo. I manifestanti temono che i nuovi software di riconoscimento facciale usati in Cina possano permettere di riconoscere e perseguire, magari in Cina, dove il quadro giuridico è diverso, chi manifesta in queste settimane. Il timore è di finire come i cinesi che anni fa manifestarono a piazza Tiananmen. La polizia intanto ha spiegato che alcuni poliziotti hanno aperto il fuoco perché circondati dai manifestanti. Un ragazzo è stato ferito alle gambe e sarebbe in uno stato grave.